la parte degustativa con un'altra degustazione epocale. Introdurremo per la prima volta in Europa un ron che si chiama Isla del Tesoro, che fa parte della riserva personale del comandante Fidel Castro, con un Daniel A.C. Upman Selection numero 38. Una degustazione forse la più grande mai realizzata in Europa, perché prevederà 50 degustatori. Questo si farà per la prima volta nel centro di Materica, nel luogo definito Spazio Immagine, che abbiamo appositamente arredato. Tutto il pomeriggio saranno a disposizione degli stand per far conoscere le peculiarità matericesi e di Cuba. Abbiamo provato un sigaro davvero raro, una selezione di Daniel, una selezione suprema di Daniel. Si tratta di sigari particolarmente importanti, che hanno un valore collezionistico straordinario e che sono vendute nelle auction di Christie's a Londra a prezzi esorbitanti, che abbiamo avuto la possibilità di degustare oggi, e penso che sia stata un'occasione unica, perché sarà difficile trovare delle scatole di questo manufatto davvero così straordinario. È stato conservato in maniera eccellente, perché conservava un'elasticità nella fascia e una densità aromatica decisamente al di sopra della media per quanto riguarda manufatti di questa datazione, trattandosi di manufatti del 1970 circa, quindi con discrete decadi sulle spalle, ma che non hanno minimamente subito il danno del tempo. Quindi sicuramente qualcosa di indimenticabile per chi ha potuto usufruire di questa degustazione, perché si configura come un evento irripetibile. Il Festival de los Amigos de Partagas è sicuramente ormai un evento di caratura internazionale, che ha una rinomanza davvero straordinaria. Non è un caso che vengano persone da tutto il mondo, persino dal Giappone, per partecipare a questo evento. Il livello delle degustazioni e l'accoglienza e la straordinaria organizzazione testimoniano di come sia davvero un'iniziativa imperdibile per tutti gli appassionati di puros cubani e di cultura cubana, perché si tratta di qualcosa che non riguarda solo il sigaro, ma tutta la cultura, perché coinvolge anche altri prodotti e sicuramente il costume e il mondo cubano in modo davvero unico. In nessun'altra parte del mondo credo si realizzi questo interessantissimo connubio tra cultura italiana e cultura cubana.